all'interno dell'ospedale. Allora, innanzitutto una premessa, nel senso che valutando quello che in realtà stava succedendo in Cina e quindi dall'analisi del materiale scientifico che già comunque arrivava dopo i primi casi che erano stati appunto descritti in Cina, ma che in realtà la letteratura medica aveva cominciato a raggruppare e quindi ad analizzare, devo dire che tanti di noi, a differenza di alcuni, no, dell'opinione pubblica che ritenevano che questa fosse un qualcosa di non particolarmente severo, in realtà molti di noi erano convinti invece che sarebbe stata una cosa sicuramente molto importante, e molto importante dal punto di vista dell'impatto per la struttura sanitaria, perché in realtà quello che è chiaro è che dall'inizio che questo coronavirus mutato ha una particolare contagiosità. Per cui inizialmente anche quelli che erano i criteri, che in realtà dava, il Ministero della Salute per individuare quelli che potevano essere i pazienti, positivi per il Covid-19, erano dei criteri che in realtà si sono rivelati del tutto insufficienti e non validi. Perché il criterio geografico, cioè epidemiologico, ovvero se uno aveva avuto contatti con la zona, dove c'era stato il paziente 1, no? La zona Nicodogno. focolaio a livello Codogno, Lodi, tutta la zona lì attorno, in realtà è un criterio che è caduto dopo pochi giorni. Quindi la prima difficoltà è stata quale? Quella sostanzialmente di vedere, di individuare quelli che erano i pazienti che potevano essere positivi. Quindi questa è stata la prima difficoltà. Per cui abbiamo ragionato, pensato, insieme con il mio collega direttore della Medicina 1, il professor Pirisi, e con l'apporto della direzione sanitaria, in realtà di creare un'area inizialmente dedicata ai pazienti nei quali non era sicura la diagnosi. Quindi le camere della casa di cura, che sono camere singole, sono state dedicate a questo per fare un filtro all'inizio. In realtà, con l'esperienza accumulata poi in seguito, anche questo non era un criterio valido, perché la presenza del tampone positivo conferma la diagnosi, ma la negatività del tampone non la esclude, perché abbiamo una percentuale di falsi negativi che è alta. Il secondo problema è che in realtà ci siamo trovati di fronte ad una marea montante, cioè i pazienti continuavano ad arrivare in numero molto alto. La malattia è una malattia che anche quando va bene è una malattia lunga, una malattia che richiede dei periodi di degenza lunghi, lunghissimi per i pazienti che vanno meno bene, sono quelli che vanno in rianimazione, in terapia subintensiva, ma comunque lunga e significativa anche negli altri pazienti. Quindi a fronte di un arrivo di numerosissimi pazienti ne dimettevamo pochi, siamo in grado di dimetterne non un numero così sufficiente. Quindi il numero dei dimessi che normalmente sui pazienti ordinari, no? Prima dell'emergenza Covid, si cerca di far bilanciare con gli ingressi, quindi noi cerchiamo di dimettere quando il paziente ha finito il suo percorso in ambito ospedaliero, sia medico che chirurgico, perché è necessario che sia così, ma perché il normale turnover permette, con delle Di difficoltà liberare dei durante i posti. periodi invernali, di liberare i posti, ma anche di poter ricoverare chi ne ha più bisogno, perché è una fase più acuta. Qui questa cosa non si è riuscita, quindi sono state trasformate la medicina 1, la neurologia, la ortopedia e traumatologia, la cardiochirurgia, la cardiologia 2, l'otorino, la chirurgia maxillofacciale e adesso anche la chirurgia vascolare. In realtà tutte queste strutture sono state trasformate, e la casa di cura, come ho detto prima, in strutture dedicate a pazienti positivi per il Covid-19. E quindi lei si immagini lo sforzo dal punto di vista organizzativo, e lo sforzo dal punto di vista anche di impegno del personale medico e infermieristico, perché in realtà vuol dire aprire tutta una serie di reparti nuovi, quindi anche di strutture, e anche di mezzi di protezione, anche di strumentazione, dedicati, quindi sono più di 200 letti dedicati ai pazienti che sono Covid positivi. Questo però mantenendo sempre l'attività ordinaria. Come hanno affrontato i medici anche il tema di tornare a casa dopo il turno, proteggere la propria famiglia
e cercare di non essere loro stessi dei vettori di questa infezione. Allora, il problema è quello di cercare di fare in maniera tale di non portare in giro l'infezione, questo per non infettare altri pazienti, ma anche per cercare di non infettare, insomma, i propri familiari. Allora, penso che ognuno di noi abbia fatto un po' il fai da te, nel senso che in realtà ha cercato di fare quello che riteneva migliore per cercare di evitare di contagiare i propri cari. Cercando sostanzialmente di fare che cosa? Di cercare di avere il meno contatti possibili, quindi per esempio, non so, non dormire nello stesso letto con la moglie, ma in letti separati, e di avere anche meno contatti e di toccare il meno possibile gli oggetti, no, che sono a disposizione comune, proprio perché in realtà è possibile contrarla anche attraverso, non un contatto diretto, ma anche attraverso degli oggetti contaminati. Quindi, nel mio caso è stato semplice perché in realtà sono in un altro appartamento, quindi vivo isolato. Per chi vive nella stessa casa, ecco, devo dire che è un pochettino più complesso. Il mettere la mascherina ancora una volta è utile adesso perché in realtà permette sostanzialmente di evitare di contrarre le persone che lei ha incontro. E quindi se anche uno, e poi cercare di avere tutte le precauzioni, quindi quello di lavare le mani spesso e frequentemente con del sapone, perché il sapone, perché il virus, che è un piccolo virus RNA, in realtà nell'ambiente si difende poco e soprattutto avendo un piccolo strato di grasso attorno, il sapone lo scioglie e quindi lo ammazza rapidamente. E avendo un'accortezza di cercare di disinfettare il più possibile gli oggetti di uso comune, di uso quotidiano, qualora non ci si riesca ad isolare in maniera completa. In altre realtà so che sono state, e anche a Novara sono state messe a disposizione alcune di queste strutture, per esempio alberghi, dove uno se non è tranquillo possa invece che andare a casa, terminato il turno di lavoro, andare in queste strutture, in realtà che sono state messe a disposizione. Come sono le sue giornate adesso? Insomma, lavora da lì, coordina reparto da lì. Ci sentiamo costantemente con i miei medici, poi il sistema come questo che stiamo facendo noi via Skype oppure via altri sistemi, in realtà permette di tenersi in contatto con i colleghi in reparto, quindi di rispondere alle loro esigenze. E quindi adesso poi avevo pensato che per esempio una cosa che potevo fare era quella, avendo ovviamente più tempo, era quella per esempio di aiutare i miei colleghi, magari adeguatamente informato, chiaramente, nel dare informazioni, non so, ai parenti dei pazienti ricoverati, che in realtà non potendo venire in reparto, noi abbiamo l'attenzione di cercare di informarli il più possibile, ma spesso si fa un po' fatica, se non nei casi critici, che non sono informati frequentemente. E quindi, per esempio, questa è un'altra delle cose che potrei fare. E poi riguardo un po' di letteratura che è sempre in itinere, che riguarda l'infezione da coronavirus, per quelli che sono gli aspetti terapeutici che via via emergono anche sulla prevenzione nei soggetti che hanno avuto contatti ripetuti. Questo per dare così un messaggio di speranza, è in realtà cercando di tenere duro il più possibile, perché poi poca volta ritorniamo tutti a lavorare. Quindi, insomma, appena il tampone è negativo ci siamo tutti. Quando noi riusciamo ad avere un numero di pazienti che dimettiamo, che così all'incirca è quello di quelli che noi ricoveriamo, siamo più sereni. Quindi Va bene. penso ci vorrà ancora un po', però insomma. La strada potrebbe essere quella giusta perché il famoso spot che veniva fatto, che non sono riuscito a fare poi con i miei specializzandi in reparto perché mi sono poi ammalato, era quello che insomma state a casa che noi stiamo in ospedale.